Il 2 giugno, domani, si celebra l'anniversario della nascita della nostra Repubblica. Lo faremo in un'atmosfera in cui proviamo nello stesso tempo sentimenti di incertezza e motivi di speranza. Stretti tra il dolore per la tragedia che improvvisamente ci è toccato vivere e la volontà di un nuovo inizio, di una stagione nuova, nella quale si possa uscire al più presto da questa sorta di incubo globale. Accanto al dolore per le perdite e per le sofferenze patite, avvertiamo giorno per giorno una crescente volontà di ripresa e di rinascita civile ed economica. La nascita della Repubblica nel 1946 segnava anch'essa un nuovo inizio, superando divisioni che avevano lacerato il Paese per far della Repubblica la casa di tutti, sulla base dei valori di libertà, pace e democrazia. Quello spirito costituente rappresentò il principale motore della rinascita dell'Italia. Seppe unire gli italiani, al di là delle appartenenze, nella convinzione che soltanto insieme si sarebbe potuto affrontare la condizione di estrema difficoltà nella quale il Paese era precipitato. Quella sostanziale unità morale è stato il vero cemento che ha fatto nascere e ha tenuto insieme la Repubblica. Possiamo assumere questa giornata come emblematica per l'inizio della nostra ripartenza. Dobbiamo avere piena consapevolezza delle difficoltà che abbiamo di fronte. La risalita non sarà veloce. La ricostruzione sarà impegnativa, per qualche aspetto sofferta. Serviranno coraggio e prudenza. Domani mi recherò a Codogno, luogo simbolo dell'inizio di questo drammatico periodo, per rendere omaggio a tutte le vittime e per attestare il coraggio di tutte le italiane e tutti gli italiani che hanno affrontato in prima linea, spesso in condizioni estreme, con coraggio e abnegazione la lotta contro il coronavirus. Desidero ringraziarli tutti e ciascuno. L'Italia in questa emergenza ha mostrato il suo volto migliore. Sono fiero del mio paese.